Junger fa questo. Junger è tutto dentro, tutto dentro. Da una parte il messianesimo dozzinale del superuomo, però lo supera molto presto, ma è tutto dentro il grande insegnamento di Nietzsche, cioè, detto in modo molto semplice, la ragione non spiega quello, le cose importanti, ma non perché sia un irrazionalista, perché vede bene che la ragione, come la conosciamo noi, è sempre solo una ragione strumentale, che se, e viene, nasce per uno scopo che, nel caso specifico, è uno scopo di potere. Allora bisogna capire quando vive Junger, che cosa, quali sono le sue esperienze storiche, biografiche, cioè due guerre mondiali, la prima combattuta in modo addirittura folle, con un coraggio, una sfida alla morte quotidiana che è una cosa impressionante, la seconda combattuta dentro le fauci del Leviatano con la congiura contro Hitler. E poi il dopoguerra, che per i tedeschi è stata una cosa diversa da noi. Questo libro, che è stato tradotto Trattato del Ribelle, che in realtà ha come titolo Wallgänger, cioè colui che opera il passaggio al bosco, è un libro assolutamente esemplare dal nostro punto di vista, cioè a che cosa è la paura e qual è il suo ruolo politico, perché in questo libro si parla, questo libro critica certamente le dittature, ovviamente, ma le critica in un modo molto acuto, perché dice che sostanzialmente la dittatura è l'uso sistematico del terrore contro i cittadini, cioè pensa alle dittature comuniste evidentemente, ma la cosa importante della dittatura è che si fonda sulla statistica, cioè la dittatura non importa avere il 100%, importa avere il 99%. E lui dice bene, ovunque si ragioni in questo modo si cancella il singolo, si va all'ingrosso. La dittatura è considerare gli uomini all'ingrosso. Allora, attenzione, sono le dittature comuniste, ma anche in Occidente non è che ce la cavano tanto meglio, perché anche da noi il sistema elettorale si limita a essere una sorta di sondaggio d'opinione. In realtà non cambi niente col sistema elettorale, non cambi niente. Certo, meglio stare di qua che di là, ma il ragionare in modo statistico mette insieme l'est e l'ovest. Questo è un tipico modo di ragionare del pensiero, diciamo così, non di centro e non di sinistra. Con questo non voglio dire che lui fosse di destra, certamente non si sentiva né di centro né di sinistra in Germania in quell'epoca, cioè Stati Uniti e Unione Sovietica si assomigliano molto. Votare no, votare contro il regime tirannico o semplicemente votare non serve, anche se il voto nasce da una soggettività molto forte, da una soggettività che riflette su se stessa, finché sei dentro la statistica non conti niente. Questo libro è una riflessione su come si fa a contare qualche cosa, e la risposta è devi uscire dalla statistica. Ma che cos'è la statistica? È la ragione strumentale, è lo stato moderno. Se tu sei un individuo capace di opporti, non devi semplicemente votare contro, devi uscire dallo stato. Cioè, siamo dentro un universo simbolico, uscire dallo Stato e fare il passaggio al bosco. Allora, Post direbbe, scusa, mi stai dicendo che bisogna tornare allo stato di natura? E quello dice, no, non è che si torna allo stato di natura, perché non è vero,
Il primo errore è quello di ragionare in termini di stato di natura, stato politico. Quello è l'errore, che è, come dire Nietzsche, il primo errore è dividere il mondo in bene e male. Il primo errore è dividere. Colui che si deve, che vuole opporsi, deve uscire dalla ragione strumentale. Ma la ragione strumentale è precisamente la ragione moderna. È la ragione che, perché noi non abbiamo più paura di tutto, ci fa aver paura di qualche cosa di specifico, bene, cioè della legge. E Junger, data la sua collocazione cronologica tarda, può dire altro che terrore, può dire totalitarismo. Vedete che cosa succede a ragionare in termini di paura da sconfiggere con un'altra paura, di paura da sconfiggere con la ragione strumentale? Succede che vi incartate, cioè andate a finire in un paradosso. Lo strumento che avete costruito per non aver paura vi esplode in mano e vi fa terrore indiscriminato anch'esso, perché vi considera come una statistica, perché vi considera come una entità meramente numerica utilitaristica. L'avete voluto voi, l'avete messo in piedi per questo, e il risultato è che voi non valete niente. Siete un numero in un universo di numeri. Bisogna uscire da questo universo. E lui dice, beh, bisogna uscire dalla città e andare nel bosco. Nel bosco sì che sei un individuo, nel bosco sì che c'è la libertà. E nel bosco ci stai se hai il coraggio di stare, c'è altro che la paura. Bisogna ricominciare dal coraggio. E come fai ad aver coraggio? Non si può. Don Abbondio diceva: il coraggio uno non se lo può dare. Junger dice no, cioè il coraggio è l'adesione del singolo alla sorgente dell'essere. E la sorgente dell'essere che lui chiama anche la sostanza. E adopera una metafora meravigliosa. Dice come i diamanti nascono dalla immensa pressione che viene esercitata su di essi. È carbonio che riceve una pressione enorme e diventa diamante. Cioè è un essere concentrato. Bene, Wattgänger, il ribelle, è uno su cui è stata fatta una pressione enorme. E questa pressione, di questa pressione non ha avuto paura, questa pressione lo ha portato a contatto con la sostanza. Vedete, lui a contatto con la sostanza si trasforma in un diamante non scalfibile. Ecco, è un modello di pensiero per dire: finché stiamo dentro le logiche moderne vivremo sempre nella paura. Come vedete, è più radicale dei suoi autori libertari. Naturalmente è inapplicabile, non si pone il problema della trasformazione di ciò in prassi, però ci dice: dentro il modello moderno la questione della paura non è una questione che abbia una soluzione. Si può vivere con poca paura, con moltissima paura, non si potrà mai vivere senza paura. Non solo, ma questo ti espone continuamente all'uso politico della paura. Ti espone continuamente. Se tu non vivi altro che per non aver paura, se tu non vivi altro che per non aver paura, avrai sempre paura. E ci sarà sempre qualche imprenditore politico che ti farà paura. Con questo non voglio dire che le paure che le persone hanno non siano paure legittime, particolarmente in un contesto come quello nostro di oggi, dove c'è stato qualcuno che ha avuto il gusto di
distruggere ogni certezza, però non sai che siano illegittime, che le persone se lo siano sognato, le paure che hanno, o che chiunque dia ascolto alle paure delle persone sia un malfattore. Non sto dicendo questo, dico che non si uscirà mai dalla dimensione della paura finché si è dentro un pensiero moderno, finché saremo sempre l'ultimo uomo, come diceva Nietzsche. L'ultimo uomo, cioè un uomo muto, o se volete, come diceva prima Benjamin e poi Agamben, la nuda vita. Cioè, se non siamo altro che questo, saremo sempre in balia della paura. Allora, di solito si dice, beh, non è colpa nostra se siamo questo, è colpa del potere, dello Stato, del capitalismo, se siamo diventati così. E Junger ci dice, beh, sì, sarà colpa del potere, dello Stato, del capitalismo, ma queste robe qui chi le ha fatte? Non sono mica cadute dal asteroide, le avete fatte voi ragionando in un certo modo. E non possiamo nemmeno dire, ma senti da che pulpito viene la predica, perché lui effettivamente di non aver paura l'ha dimostrato tutta la vita. Non solo, ma anche il suo, la sua tarda conversione al cattolicesimo è la sua tarda, è un suo modo tardo finale di dare un nome a quella sostanza che continuamente torna nei suoi testi, no? Sostanza alla fine, ciò che è e che non mi fa aver paura, lo chiamiamo un Dio finalmente non secolarizzato come il Dio dei luterani, un Dio. Ora, perché ho parlato di questa roba per parlare della paura al giorno d'oggi? Per far vedere come non ci sia una soluzione alla questione della paura. Sbagliano quelli che dicono guarda come siamo ridotti, siamo pieni di paure. Se voi li percorrete, poi se mi ci metto di parlare, cedo la parola con grandissimo piacere alla dottoressa Pires. E per quanto un attimo la vostra biografia, farete, ora, quando si ha una certa età, si pensa sempre che il passato fosse qualcosa di migliore del presente. Io lo penso sempre. Probabilmente non è vero, non necessariamente è vero. Oggi abbiamo tante paure della immigrazione, abbiamo paura degli scippi, delle truffe, dei furti, e che l'euro si spezzi e che diventiamo tutti improvvisamente poveri, e che nella prossima finanziaria ci sia una norma in cui, grazie alla quale veniamo spogliati di ogni nostro avere per coloro che ne hanno di avere. E diciamo, guarda che schifo, bene. Oppure abbiamo paura della destra che monta, del razzismo. 50 anni fa avevamo paura del comunismo, dalle nostre parti almeno, poi dall'altra parte avevano avuto paura di noi, da questa parte avevano paura di loro e dei loro che stavano in mezzo a noi, e in generale della bomba atomica. Che, insomma, era una paura che noi sappiamo oggi infondata, però quando ce l'avamo dentro, insomma, dava un certo fastidio. Prima avevamo paura di qualche nemico occulto che ci avvelenava il sangue, che possiamo chiamare ebreo o qualcosa del genere. Cioè, prima avevamo paura della fame, della miseria, che era l'esperienza quotidiana di quasi tutti i cittadini italiani. Cambiano le paure, cambia il modo di gestirlo, la paura. Ci sono le paure, avere paura della miseria era giusto, avere paura degli ebrei non era giusto, ovviamente, però un'epoca priva di paure. Qui c'è l'idea, invece Nietzsche è quello che apre la strada, cioè, l'idea dell'autogiustificazione, ma nemmeno la giustificazione, di un'immanenza che non ha bisogno, che non fa ricorso al paradigma della giustificazione, inapplicabile, ma come dire, serve a una cosa, serve
a sdrammatizzare la questione della paura, cioè a farcela vedere la questione della paura come una questione storica di un modo d'essere della civiltà, non come qualche cosa che fa parte della nostra natura. C'è modo di pensare oltre la paura, e questo modo di pensare ci può aiutare a non morire di paura.